Padre Roberto Del Riccio, attualmente sono a Napoli e sono il rettore del seminario interregionale campano che lì come gesuiti abbiamo affidato alla nostra cura. Durante questa congregazione regionale l'Assemblea l'ha eletto come procuratore. Cosa significa? Cosa farà? In pratica sono il delegato di questa provincia per incontrare il padre generale e rispondere innanzitutto a una domanda che è quella se è necessario o no fare una congregazione generale e poi discutere sullo stato della Compagnia di Gesù a livello internazionale e anche sulla situazione della nostra provincia d'Italia. Sicuramente lei dovrà quindi fare una ricognizione in provincia e dalle suggestioni che sono venute da questa congregazione, quali saranno un po' le chiavi, i fili rossi che guideranno la sua ricognizione? Beh, intanto proprio conoscere la situazione della provincia, non dal mio punto di vista locale, quindi incontrare le comunità, i gesuiti. Poi direi ci sono alcuni settori che stanno investendo, su cui la provincia sta investendo molto e che in particolare vorrei conoscere perché sono quelli lontani dal mio campo di lavoro. Lei ha partecipato ad altre congregazioni, ecco, che clima si respira in questa? C'è qualche differenza rispetto al passato? Dunque, per la mia esperienza l'ho trovata ancora più coesa, cioè i membri che partecipano li ho sentiti molto più amalgamati, secondo c'è stato un abbassamento della media di età. Quali sono i temi che hanno toccato di più l'Assemblea, partendo dalla relazione del provinciale e dalle domande fatte dal generale? Certamente, tutta la dimensione del nostro collaborare, non solo come se fossimo degli impiegati di una grande azienda, ma come consacrati e membri di un ordine religioso. Allora, tutto quello che questo facilita, o al contrario, tutto ciò che questo lo impedisce, certamente è emerso in moltissimi degli interventi, anche parlando della Compagnia Universale, quando ne abbiamo parlato. Poi alcuni altri elementi sono appunto questi campi di impegno prioritario. Si sente molto la necessità di focalizzare maggiormente il nostro impegno, il nostro lavoro, quindi qui e là nei vari interventi questo è emerso. Un altro elemento certamente molto così delicato perché va a toccare un calo notevole delle vocazioni è proprio quello delle vocazioni, delle nuove vocazioni. Tant'è che ieri sera abbiamo avuto un incontro solo dedicato a questo, fuori dall'assemblea formale, diciamo, per avere un confronto più libero su questo tema, quindi il lavoro con i giovani, ma anche guardato dalla prospettiva della pastorale vocazionale. Dal punto di vista personale, questa congregazione che risonanza ha per lei? Beh, diciamo che nei prossimi mesi mi cambia parecchio la vita. Io faccio un lavoro molto casalingo, comincio la domenica sera, finisco il sabato mattina e poi nel sabato domenica riesco a fare anche delle attività più pastorali esterne, perché mi occupo di 93 seminaristi che vivono in casa con 5 formatori dediti a 5 gruppi, sottogruppi, diciamo così, di anno. E quindi tutto il mio tempo si passa in casa. Adesso io devo riuscire a trovare il modo di non abbandonare questo e andare in giro tra Albania e il resto dell'Italia. Non ho ancora capito come farò, ma mi è chiaro che un po' mi rivoluziona la vita. Allora, auguri e buon lavoro. Grazie.